Per questo convochiamo la conferenza stampa, per essere aiutati a trasmettere le informazioni sui servizi che si attivano, sulle specialità che mettiamo a disposizione, ma credo che già i cittadini della Campania, in particolare di Napoli, sappiano bene che questo ospedale è pienamente funzionante. Avevamo dato un cronoprogramma a noi stessi, lo abbiamo rispettato pienamente, siamo passati dai 91 posti letto di giugno ai 191 di settembre, ai 257 di oggi. Oggi parte un nuovo servizio. Un servizio di pronto soccorso non di primo livello, cioè non è che arrivano direttamente qui con il 118, ma arrivano qui pazienti stabilizzati che liberano poi posti letto nei pronto soccorsi. Il nuovo obiettivo che ci diamo è quello di aprire il pronto soccorso generale, cioè il DEA di secondo livello, entro aprile, giorno prima, giorno dopo. E a quel punto davvero il grosso delle strutture sarà funzionante in questo ospedale che sta diventando, è già diventato un fiore all'occhiello della sanità campana e della sanità regionale. Ho voluto ringraziare questa mattina i medici, gli infermieri, i tecnici che sono impegnati in questa struttura perché stanno facendo davvero un lavoro eccezionale. Lei e questo ci dà fiducia per il futuro.